Ehi, vuoi far decollare la tua nuova impresa? Entra in CNA. Rocco Calandriello del Lucania Film Festival, che si dice quest'anno nell'edizione 2020? Che sarà un'edizione particolare, ho la sensazione, no? Sarà un'edizione straordinaria, molto significativa, che in parte, Antonella, già abbiamo iniziato, siamo stati tra i primi in Italia a uscire, diciamo, in smart edition durante il lockdown, sin dal 15 di marzo per 3 domeniche. Abbiamo messo su un'edizione straordinaria che ha anticipato in parte l'edizione, diciamo, quella estiva, e quest'anno, diciamo, l'edizione si caratterizza per 3 tronchi programmatici. Quello del lockdown, già, diciamo, quella parte è già fatta, abbiamo avuto grandi nomi come John Turturro, anche Achille Lauro come special guest, pop special guest, abbiamo avuto grandi nomi con cui abbiamo disquisito sulla forza del cinema come, diciamo, forza che argina in qualche maniera gli acciacchi esistenziali, ma perché non anche quelli della pandemia, per poi, diciamo, fare un'edizione in presenza davvero molto significativa nel periodo di agosto per la parte, diciamo, finale, la coda del Lucania Film Festival. Quest'anno la faremo a ottobre, quindi saranno 3 giorni ad agosto dove... Raccontami brevemente per punti, ma molto velocemente, ad agosto che succede, ad ottobre che succede? Allora, ad agosto praticamente la nostra kermesse festivaliera presenta il suo palinsesto di film inediti provenienti da tutto il mondo. Quest'anno ne abbiamo avuto altri 5.000, ne selezioneremo 30, però l'edizione si caratterizzerà per l'assenza della giuria professionale, nel senso che il verdetto sarà traslato ad ottobre in un'edizione online, quindi i 3 giorni in presenza al Lucania Film Festival saranno molto asciutti, saranno ricchi di proiezioni, ci saranno eventi collaterali, porteremo soprattutto la scuola quest'anno, la scuola e l'università, soprattutto in occasione, diciamo, del lockdown, queste due diciamo istituzioni massime delle nostre società sono rimaste chiuse, diciamo in parte fisicamente chiuse. Noi le vorremmo inglobare nel Lucania Film Festival. Come si torna al cinema distanziati, con molte più attenzioni, molte più precauzioni? Si toglie un po' quell'emozione che c'è nell'andare a vedere un film, secondo te, o è solo una questione di abitudine? Allora, noi, diciamo, il caso l'abbiamo studiato da vicino, anche dialogando con i nostri colleghi europei, internazionali, abbiamo avuto modo di confrontarci con loro. Diciamo che ti posso rispondere su più livelli. Noi creativi, per quanto, diciamo, siamo imprenditori, siamo, diciamo, sempre nel solco della creatività. Diciamo, questo momento lo cogliamo anche come una sorta di sfida. Diciamo, siamo molto, molto, diciamo, stimolati a trovare escamotage nel rispetto delle norme per attirare il pubblico attraverso, diciamo, una grande sensibilizzazione, nel senso che il pubblico deve ritornare nelle sale cinematografiche, deve ritornare trovando però un quid, un valore aggiunto che prima non c'era. Quindi stiamo provando ad attirare e a formare quel pubblico e a fidelizzare quel pubblico dando loro un'altra offerta, cioè proveremo, Antonella, a fare quelle cose che negli altri anni non abbiamo potuto mai fare perché non avevamo il coraggio. Però è vero pure che sarà complicato, cioè il sì, cinema sarà, appartiene, diciamo, anche a quella idea sarà di condivisione. Sarà complicato, però è anche questa potrebbe essere anche una grande occasione per rivisitare proprio il momento della fruizione, perché sì, le sale cinematografiche, lo sappiamo tutti, non stanno vivendo un ottimo periodo, anche se negli ultimi anni il trend non era diciamo negativo, però non dobbiamo far vivere al pubblico una nuova esperienza. Nelle sale cinematografiche la coralità deve avere un valore forte e i festival possono essere dei grandi laboratori sperimentali i cui test li possiamo anche replicare nelle sale. Dobbiamo provare a mettere in campo diciamo azioni che ora possono essere, diciamo, comprese. In passato forse potevano apparire un po' troppo violente, un po'
diciamo, un po' potevano essere strumentalizzate. Questa è una grande occasione. Direi che il CIAC a questo punto si può far partire in tutti i sensi. Diciamo che è partito già. Intanto Rocco, grazie, ancora buon lavoro. Questa chiacchierata è stata molto interessante, ma soprattutto ci porta direttamente nella bellissima atmosfera del Lucania Film Festival di Pisticci. E seguiremo ovviamente i vostri appuntamenti, come ci sono già stati i primi di cui ci hai parlato, e noi ci vediamo per la prossima chiacchierata con il prossimo ospite. Sì. Rocco Calandriello, grazie ancora e buon lavoro. Grazie a Basilicata Media. In gamba.